che adesso non abbiamo il tempo di affrontare, ma per capire fino a che punto arriva, insomma, la necessità di partire, da spingere un bambino di 8 anni ad accompagnare un suo fratello disabile per insomma, affrontare questo viaggio della morte. Ma questo è un altro tema, diciamo. Abbiamo Paola Cavalleri e Marina della cooperativa CIDAS che ci annunciano a proposito del tema di minori. Poi accogliamo le vostre domande dopo questo annuncio. Allora, non è facile, dopo degli interventi così profondi e solidi, credo che noi possiamo portare un frammento, ed è un frammento locale di una progettualità che abbiamo sviluppato in questi anni. Io sono Paola, sono un'operatrice di ASP, Città di Bologna. Marina è un'operatrice della cooperativa CIDAS e insieme ad altri colleghi anche lavoriamo in una equipe, quindi un'equipe integrata pubblico e privato sociale, che da circa 6 anni cura tutte le forme di vicinanza solidale per i minori stranieri non accompagnati e i ragazzi neomaggiorenni che si trovano sul territorio di Bologna. E, è stata la risposta che abbiamo pensato di dare a una società civile che si è attivata e si è chiesta, come ci veniva detto prima, che cosa posso fare rispetto alle situazioni che vedo nei telegiornali, alle situazioni degli sbarchi, ma anche che cosa posso fare concretamente per le persone che arrivano qui. E quello che abbiamo visto costruendo un po' gli interventi in questi anni, poi ve li rappresenterà Marina, è che la possibilità di creare dei legami tra i minori stranieri non accompagnati, i neomaggiorenni, i ragazzi e le ragazze che arrivano e delle persone che vivono la città e che hanno come unico interesse quello di stabilire delle relazioni per favorire i percorsi di inclusione dei ragazzi, è un fattore protettivo importantissimo. Quello che facciamo è, a questa spontaneità, accompagnarla offrendo un percorso formativo, offrendo la possibilità di capire in quale progetto impegnarsi e offrendo un accompagnamento, che è un accompagnamento che facciamo in una dimensione di gruppo, per le persone che decidono di avventurarsi insieme a noi in questi progetti. Buonasera a tutti e a tutti. Lavoro per la cooperativa CIDAS e dal 2016 mi occupo di un progetto che si chiama Progetto Vesta. All'interno di questa progettualità portiamo avanti diverse azioni che prevedono appunto qualcosa di cui si è parlato anche in questo ultimo intervento. Di che cosa significa essere dei cittadini consapevoli, che cosa significa essere dei cittadini attivi e in un qualche modo come partecipare e in che forma partecipare al mondo dell'accoglienza. Un mondo che spesso e volentieri con il quale non si entra in contatto. Sono due binari molto differenti, quelli della cittadinanza e quelli invece della cittadinanza migrante. La possibilità di aprirsi a diversi progetti avviene attraverso una piattaforma online che si chiama progettovesta.com e le progettualità previste sono l'accoglienza diretta presso la propria abitazione, quindi sia tramite l'affido ma anche attraverso l'accoglienza di ragazzi magari un po' più grandi, l'accoglienza di ragazzi più maggiorenni. Per chi non ha questa possibilità c'è anche l'opportunità di svolgere delle attività di affiancamento, di volontariato con ragazzi e ragazze accolti all'interno delle nostre strutture. Quindi sono forme diverse, con ingaggi diversi anche per quanto riguarda il proprio tempo libero, però crediamo che anche in un'ottica di quello che
è stato detto questa sera che è davvero prezioso e molto intenso, al loro arrivo questo tipo di dinamiche, questo tipo di vicinanza fa davvero la differenza nei percorsi di accoglienza e di vita di ciascuno di loro. Ecco, questo. Quest'anno stiamo lavorando in modo particolare sull'affido dei minori stranieri non accompagnati, perché pensiamo che sia un campo dove abbiamo ancora tantissimi passi da fare, perché oggi l'accoglienza è soprattutto un'accoglienza in comunità. È difficile che si possa offrire ai minori e alle minori stranieri non accompagnati un'accoglienza personalizzata all'interno di una famiglia. Invece crediamo che questo sia un bisogno per tanti di loro e anche un diritto. E quindi questa è un po' l'attività che ci vede particolarmente impegnati durante quest'anno. Noi siamo stati sintetici, però c'è la possibilità, se avete piacere, di lasciare il vostro indirizzo mail per essere inseriti in una newsletter che racconta periodicamente che cosa stiamo facendo e per chiedere eventualmente informazioni se qualcuno è interessato a qualche progetto specifico. Grazie. C'è un foglio lì all'ingresso, se volete lasciare... Ecco, per lasciare i vostri email, ce ne e anche per SOS Mediterranea, se volete, insomma, ciascuno lascia la propria mail per ricevere informazioni o insomma, se aggiornamenti, se ha voglia di collaborare in qualche modo. Dunque, adesso accogliamo un po' se ci sono domande, curiosità in questi poco tempo che ci rimane. Allora, abbiamo una mano alzata. Buonasera a tutti, sono felice di aver partecipato a questo incontro e io vorrei portare il grido di dolore di un popolo che forse rappresenta il massimo dell'alterità, il popolo rom. Il popolo rom nella guerra in Ucraina, rom ucraini, quindi non stranieri, ma ucraini di etnia rom, stanno subendo delle grosse violenze. È una grande discriminazione. Non vengono lasciati passare alle frontiere, gli autisti degli autobus non li fanno salire. Spesso vengono legati ai pali della luce con del nastro giallo e gli viene pitturata la faccia di azzurro e lasciati lì e spesso addirittura denudati nelle parti intime, lasciati al dileggio e al divertimento della gente che passa. Io credo che qualsiasi Stato democratico che discrimini anche una sola persona al suo interno è a rischio la democrazia di tutti. Grazie. Grazie, molto importante questa testimonianza. Una cosa che forse non si racconta, insomma, questo il sostegno selettivo di cui parlavamo poco fa. Grazie. Altre domande, osservazioni? Se sapete
che fine fanno i bambini che vengono in Italia a farci fuori di una città tuttavia abbastanza illuminata come Bologna, nelle altre zone, avete idea? Per quanto ne so, e forse Paola potrebbe aiutarmi, cioè, confermare magari questo, i minori vengono inseriti in un progetto statale, cioè le autorità statali si prendono in carico appunto i minori soli, perché ovviamente quelli che hanno famiglia e sono con la propria famiglia, sono autorità statali che devono prendersi cura dei minori, dunque in qualsiasi città in realtà ci sono realtà che siano associative, cooperative, che in accordo con le autorità statali, comunali, assistono i minori. Ci sono, che siano centri di accoglienza o appunto comunità, come si diceva prima, l'accoglienza comunque è garantita, la protezione dei minori è garantita. E anche ad esempio al momento dello sbarco, che sia grazie a ONG o altri enti, diciamo, che operano il soccorso in mare, i minori, a differenza degli adulti, non vengono portati nelle navi quarantena, questa nuova prassi che c'è da un paio d'anni, ma vengono direttamente incanalati in questi percorsi di accoglienza. Quindi non c'è il rischio che, non so, la mafia li utilizzi fingendo di accoglierli? Allora, rispondo con i piedi di piombo perché non è esattamente il mio campo, però purtroppo da quello che so sì, nel senso che purtroppo molti minori, soprattutto più quelli più grandi, a volte si allontanano dalle comunità o comunque dai luoghi dove dovrebbero stare per essere protetti e accolti. Però più di questo non mi sento di dire. Pensando alla fine che fanno gli adulti schiavizzati nell'Italia che si considera democratica e non razzista, mi chiedo cosa può essere di questi bambini. Beh, questo secondo me è anche un'altra tematica, perché anche insomma, ci sono delle molti punti interrogativi, esclamativi, insomma, su questa tematica, diciamo che è un altro esatto, non da affrontare in questo momento. Abbiamo il tempo di... dobbiamo... Ok, allora, io voglio concludere con... sì, è vero che vengono schiavizzati, vengono, come dire, torturati o comunque subiscono anche nei paesi democratici, no? Subiscono molte ingiustizie, però ci tengo molto a sottolineare questo concetto, cioè il concetto dei migranti come veramente eroi, ricercatori di vita. Io ho sempre parlato con i miei studenti italiani, dico andate a studiare all'estero in un paese arabo, nei paesi del Golfo, che sono ricchi, belli, sono tutto quello che sono sempre, hanno giustamente, non dico, hanno paura, hanno timore di questo, di viaggiare, di andare, di, insomma, cosa incontrare, cosa trovare, eccetera. Eppure è molto facile per loro, per un italiano, un cittadino europeo, andare a prendere il biglietto e andare in qualsiasi, insomma, paese, quasi nel mondo arabo, facilissimo, non hai nemmeno bisogno del visto e vai, insomma, non dico in prima classe, ma con l'aereo vai a Terri e vai a vedere, insomma, cosa c'è lì. C'è sempre il terrore, la paura, no? Il rischio di cosa incontrare. Invece questi coraggiosi, questi esseri umani che cercano la vita, affrontano la morte, non vengono a cercare la morte in realtà. Spesso vengono a cercare la vita, vogliono la vita, ricercatori di vita, affrontano questa difficoltà, quindi sono veramente coraggiosi e a loro va il nostro, come dire, non solo sostegno, ma apprezzamento e molto più di questo. Ecco. Concludo con questo, ringraziando anzitutto voi per l'attenzione e per il tempo che ci avete dedicato, a Nicole che è venuta da Milano,
accompagnarci e a Paolina e a tutti coloro che hanno aiutato a organizzare questo evento e soprattutto alla Biblioteca Cabral che ci accoglie. Grazie davvero. Grazie.